quando non va fatto il digiuno intermittente. È pienissimo di video in giro che dispensano il digiuno intermittente come la panacea di tutti i mali, addirittura anti-aging. Allora, questo è vero, il problema è qual è reale? Che le persone non sono tutte uguali. Quindi questa strategia alimentare, quindi non è una dieta ma è una strategia alimentare, può essere benefica per alcune persone ma può peggiorare la condizione in altre persone. Di cosa sto parlando? Allora, innanzitutto cerchiamo di capire brevemente che cos'è il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente è una strategia alimentare che ti permette di avere alcune ore, la maggior parte delle ore della tua giornata, dove non introduci alimenti e quindi vai a ridurre la quantità di ore nelle quali vai a alimentarti. Di solito il più famoso digiuno intermittente è l'intermittent fasting delle 16-8, dove hai 16 ore di digiuno e 8 ore di dove vai ad alimentarti. Ecco, questa strategia viene addirittura usata per modi più disparati per dimagrire. La realtà dei fatti è che per dimagrire hai bisogno di mangiare di meno, non tanto di mangiare in meno ore. Però effettivamente la riduzione, per alcune persone la riduzione del periodo nel quale vanno ad alimentarsi porta in automatico una riduzione anche della quantità di calorie ingerite. Oggi però non voglio fare un video che ti spiega i benefici del digiuno intermittente, ma questo video spiega perché non dovresti fare il digiuno intermittente se hai alcune condizioni. Innanzitutto, il digiuno intermittente non va a migliorare, mettiamo a posto questo microfono in direttissima, ok, non va a migliorare la performance. Non ci sono degli studi che supportano il miglioramento della performance, che vedono un miglioramento della performance con la strategia del digiuno intermittente. Quindi se stai utilizzando questo digiuno per lo sport, sappi che non è migliorativo in tal senso. Se stai pensando di utilizzare il digiuno intermittente invece per il discorso legato agli effetti del digiuno stesso, quindi all'insorgenza dei corpi chetonici che ci permettono poi di far funzionare il nostro corpo a grassi invece che a carboidrati e quant'altro, sappi che la finestra dove vai a fare il digiuno non è abbastanza, quindi quelle 16 ore non riescono a mandarti in quel famoso stato di chetosi stessa, e quindi lascia perdere se stai pensando al meccanismo della chetosi, al meccanismo della dieta chetogenica. È una strategia alimentare che non va assolutamente bene quando devo insegnare a me stesso a mangiare, quindi che non agisce sulle abitudini scorrette dell'alimentazione, ma soprattutto in relazione alla perdita di peso o ai dismetabolismi, ma invece di imparare a conoscere gli alimenti impariamo invece a saltare i pasti, che non è dal punto di vista educazionale alimentare un qualcosa di estremamente positivo. Andiamo poi a peggiorare la situazione se hai sofferto, se hai dei principi di bulimia o di anoressia, quindi disturbi del comportamento alimentare sottostanti peggiorano con delle strategie alimentari che prevedono una fase di digiuno stessa. E poi uno degli aspetti più importanti è che, come tutte le diete, in questo caso parliamo di una strategia, ma come tutti quei regimi alimentari, tieni presente che non sono adatti per tutti e non tutti riescono a livello psicofisico a mantenere questo regime. Quindi ci sono persone che non riescono a saltare la cena piuttosto che la colazione o quant'altro, o meglio riescono a farlo per alcuni giorni ma poi non riescono a mantenerlo nel tempo. Quindi si sforzano di fare qualcosa che il loro corpo invece rifiuta. Al tempo stesso ti dico se hai una necessità di mettere muscoli, la strategia del digiuno intermittente è molto difficile,
Perché? Perché già, come ti ho detto, ti porta a mangiare di meno. Se cerchi di mangiare di più per aumentare la quantità di muscolo nel tuo corpo, farai molta più fatica. A questo c'è associato anche il fatto di tenere presente che il raggiungimento delle persone all'interno dei nostri percorsi di rinascita di un equilibrio alimentare non passa per una strategia univoca, ma passa per la strategia migliore e più adatta a noi stessi. Quindi non c'è un digiuno, non c'è il digiuno intermittente, è un tipo di strategia che può funzionare. Non è adatta a persone con un ipotiroidismo conclamato, a persone che per esempio soffrono di ipoglicemia oppure di pressione bassa, proprio perché ti fa stare tanto a digiuno. Ma la condizione di disitiroidismo, soprattutto di ipotiroidismo o ipertiroidismo, quindi quando c'è un'attività tiroidea rallentata o accelerata, nel caso dell'ipertiroidismo può farti perdere ancora di più peso di quello che hai già perso, che invece con l'ipotiroidismo va a peggiorare la salute della nostra tiroide in tanti casi, non è detto, però in una condizione di disfunzione tiroidea potrebbe andare a peggiorarla. Attenzione, tra l'altro, che per le persone che soffrono di problemi nel sonno potrebbe dare problemi il fatto di saltare la cena serale. Ora, ci sono persone che col digiuno intermittente riescono a mettere a posto i problemi del sonno, ma perché? Perché probabilmente anche mangiavano troppo la sera e quindi togliendo la cena riescono a mangiare di più di giorno e riescono a far funzionare le cose. Ma questa cosa, soprattutto nella prima fase, può essere invece più complicata in chi soffre il sonno. Ci sono persone che ho sentito che hanno avuto difficoltà a intraprendere proprio questa strategia che porta comunque dei grandi benefici annessi, proprio perché peggioravano ancora di più il loro sonno. Quindi attenzione per tutti i punti che ti ho dato nell'iniziare un percorso terapeutico, chiamiamolo così, attraverso una migliorata alimentazione, andando a proprio ad escludere determinati pasti, perché se possiamo fare bene da un lato, dall'altra parte possiamo avere un peggioramento di alcune condizioni che riguardano il nostro stile di vita oppure riguardano l'alimentazione stessa e le nostre abitudini alimentari.